Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pizza rustica margherita. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti più 3 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono sale, acqua, olio evo, farina di tipo 2, lievito di birra fresco, zucchero, semola. Per condire, salsa di pomodoro condita con olio evo e sale, basilico, fior di latte e origano. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di tipo 2, la semola, l'olio evo e il sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto dal forno, adesso lo stenderemo su carta da forno. Trasferiamo l'impasto in una teglia da forno. Lasciamo lievitare in forno spento per almeno 1 ora. Trascorso il tempo, la pizza è ben lievitata, adesso metteremo la salsa di pomodoro. Livelliamo bene. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20 minuti. Adesso aggiungiamo la mozzarella. Spolverizzare con un po' di origano. Irrorare con un filo d'olio evo. E cuocere per altri 10 minuti a 200 gradi. La pizza è cotta, decoriamola con foglioline di basilico e serviamola. Pizza rustica margherita. Grazie e alla prossima ricetta.